Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di tarocchi, andiamo avanti con quei video dedicati all'interpretazione e alla simbologia degli arcani e parliamo di una carta veramente particolare, ossia Temperanza, che è la carta numero 14. Perché ho detto Temperanza e non la Temperanza? Perché se voi fate caso alla figura, non c'è scritto la temperanza, ma c'è scritto temperanza, quindi non c'è l'articolo davanti. Questo significa che si riferisce sia al maschile che al femminile. Questo è un primo dato importante per capirne la simbologia. Inoltre è rappresentata dal numero 14, che contiene il 4 all'interno, che è il numero della stabilità. Vediamo la figura per capirne meglio la simbologia. Questa carta è rappresentata da una donna che ha delle ali di angelo. Il corpo e la testa sono inclinati verso sinistra. Le ali notiamo che sono color carne e questo la identifica con un angelo. Temperanza è immateriale, non è definibile con la ragione, leggera e libera. Le ali indicano una nuova uscita. È una carta che presenta elementi in equilibrio. I colori si alternano con regolarità e non c'è un colore che predomina sull'altro. Temperanza unisce due vasi attraverso un fluido che consente ai due vasi di entrare in relazione. È però un legame immateriale perché i due vasi non si toccano, hanno bisogno del fluido che fa da mediatore. Quindi è un terzo elemento questo. Il fluido è bianco, è neutrale, è puro, quindi simboleggia lo scambio, la comunicazione disinteressata, ossia che non si aspetta qualcosa in cambio. Se la sua posizione è successiva ad una carta che indica un cambiamento, significa che c'è una fase di adattamento dopo una trasformazione, quindi c'è uno scambio di energie per ritornare in equilibrio. Abbiamo notato quindi come nella descrizione della carta e della simbologia ci sia l'elemento equilibrio, che è quello che dicevo prima quando dicevo contiene il 4, che è l'elemento della stabilità, quindi in qualche modo un ritorno all'equilibrio. Ma vediamo anche quali sono i significati divinatori. Temperanza indica moderazione, riconciliazione, protezione, spinge a cercare un equilibrio tra due situazioni che apparentemente sono opposte. È una carta che invita a cercare la via di mezzo, si deve ponderare, pazientare, oppure significa che si sta aspettando troppo. C'è comunque un grande desiderio di comunicazione, di condivisione, di costruzione di legami. Si vuole la conciliazione per ridurre i conflitti. Indica una persona cordiale, aperta a nuove amicizie. C'è una capacità di ascolto, ma anche di dialogo. Abbiamo visto anche i significati divinatori come rimandino sempre all'equilibrio, all'armonia, al dialogo, all'attesa, al saper aspettare, oppure dall'altra parte che si sta aspettando troppo. E questo ovviamente si può sapere, come vi dico sempre, anche dalle altre carte, quindi voi dovete avere una stesura davanti per poter interpretare la carta nel modo corretto. Vediamo adesso insieme quali sono le parole chiave. Le parole chiave sono armonia, cura, protezione, prudenza, temperare, comunicazione, scambio, fluidità, adattamento e comprensione. Abbiamo visto anche le parole chiave, quindi non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!